Come è possibile che siamo arrivati a questo punto? Perché se la diciamo, principale salvaguardia della nostra democrazia e del nostro benessere, nel nostro interesse nazionale, dovrebbe essere nei poteri e nelle istituzioni previste dalla Costituzione, evidentemente qualcosa potrebbe non aver funzionato, perché per definizione non ci si doveva arrivare a uno stato di incontrollabilità della crisi economica come questa. Scusate, è proprio per un fatto culturale, perché ho visto che molti si sono interessati quando il professor Savona ha parlato del piano Funk. Volevo ricordare che il piano Funk a sua volta è diciamo, il frutto della disseminazione culturale che fece un importante personaggio che si chiamava il conte Cudenove Calergi, il quale negli anni 30, all'indomani proprio della crisi del gold standard, cioè di quel tipo di moneta ideale per certi aspetti, diciamo, del neoliberismo, del liberismo del tempo, trovò l'idea di fissare l'Europa unita, e vi assicuro che già all'epoca, negli anni 30, aveva stabilito che la bandiera sarebbe stata azzurra con 12 stelle gialle e che l'inno sarebbe stato quello della gioia di Beethoven. È una strana cosa, ma sta di fatto che Cudenove Calergi ottenne il finanziamento simultaneo da Rothschild e nonché da il ministro delle finanze, il primo ministro delle finanze di Hitler, Walter Schack, e riuscì persino a ottenere l'adesione del governatore della banca centrale inglese dell'epoca, Quesnay. Questo per farvi capire quanto ci sia una omogeneità in questo disegno, che è assolutamente stupefacente. Allora, il problema quindi che noi, io adesso scusate se fatta questa, diciamo, scusate, secondo punto, l'idea del piano Funk, che fu precedente alla Seconda Guerra Mondiale, fu ripresa nel famoso rapporto, famoso per chi si è andato a fare ricerche storiche, rapporto von Ribbentrop al Führer, in cui è ripercorso identicamente e vengono stabiliti vari ruoli, come ha accennato il professor Savona, tra cui quello nostro, bisogna dire agli italiani, bisogna dare la sensazione agli italiani di non essere troppo schiacciati. Ecco, questa era diciamo, la proposizione riguardante gli italiani. Sta di fatto che, adesso lo leggerò per sintesi, altrimenti le mie digressioni arriverebbero a essere troppo diciamo, lunghe. Il problema da cui dobbiamo muovere è se il modello economico impostoci da Maastricht, perché essenzialmente a quello dobbiamo fare riferimento, sia adatto alla cosiddetta specializzazione produttiva che ha caratterizzato orgogliosamente lo sviluppo italiano del dopoguerra. La risposta, nei termini suggeriti da Guido Carli nel 1974, non appena Carli ebbe occasione di commentare il primo progetto di moneta unica, contenuto nel cosiddetto rapporto Werner del 1971, la risposta non può che essere negativa, perché è quella che diede Carli, e cioè questo progetto di moneta unica, che è assolutamente identico tra il rapporto Werner e quella che è stata poi realizzata, avrebbe sovvertito, queste le parole di Carli, tutti i principi che hanno promosso il benessere e lo sviluppo nel nostro dopoguerra. Ora, scusate, negare questa radice causale della crisi italiana non risponde oggi più ad alcuna realistica convenienza politica. Questo lo dico perché questa è la sede in cui occorre diciamo, focalizzarlo. Allora, il secondo interrogativo che pongo è questo. Il modello di unione economica e monetaria che abbiamo oggi è consentito dalla nostra Costituzione? La risposta è di importanza cruciale. A nessun esponente politico che abbia a cuore l'interesse effettivo del proprio Paese dovrebbe sfuggire quale sia l'enorme sostegno che uno sbarramento fondato sulla Costituzione può fornirgli per la stessa riappropriazione di che cosa? Del ruolo proprio della politica, di creazione dell'indirizzo politico, di titolarità di effettivi poteri di politica economica e fiscale previsti dalla nostra Costituzione, non qualsiasi potere di politica economica e fiscale, ma quelli previsti dalla nostra Costituzione. Questa è la sovranità. Senza questa effettività di poteri, lo vuole l'Europa condanna qualsiasi esponente politico, entro poco tempo ormai, a
adottare misure che, violentando le forze vitali produttive che strutturalmente caratterizzano il nostro Paese, giungono rapidamente alla perdita del consenso. Chiunque debba passare per quel ruolo di governo perderà il consenso. Il primo e più facile test di compatibilità, questo è il punto sul quale io metterò a disposizione questa breve relazione perché questo vorrei che fosse focalizzato. Il primo e più facile test di compatibilità costituzionale che possiamo fare è quello che passa per l'articolo 11 della Costituzione. Molti di voi lo conosceranno. Vi leggo la parte che ci riguarda. E cioè l'Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e per cui promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo e questo evidentemente riguardava in prima battuta le Nazioni Unite e in seconda battuta evidentemente per l'epoca storica anche la NATO. Ebbene, il Trattato di Maastricht, con tutti i suoi sviluppi successivi che noi conosciamo fino ad arrivare alle varie formule attuali in inglese, non corrisponde a nessuna delle condizioni poste dall'articolo 11 della Costituzione. E l'articolo 11 è, fra i principi fondamentali, immutabili, non assoggettabili a nessuna revisione. Quindi è uno sbarramento invalicabile. Primo, mancano quelle che abbiamo detto subito, mancano le condizioni di parità. Allora, se si poneva, come è stato posto nel Trattato di Maastricht, come coronamento essenziale del vincolo monetario di cui vi ha parlato il professor Savona, un limite unico, per di più inteso come immutabile al deficit indebitamento pubblico, no? Il tetto, l'onere imposto a paesi con diversi che in quel momento storico già avevano diversi oneri passivi per il debito pubblico, sarebbe stato immediatamente e gravemente disparitario. Ma non è una disparità da poco. Basti dire che Germania e Francia, agli albori degli anni 90, non superavano un onere degli interessi passivi del 3%, era sotto il loro limite. E successivamente, e questo è importante, non hanno mai superato il tetto del 3% del costo del debito pubblico. Il nostro onere all'epoca era circa 4 volte tanto e tuttora è praticamente doppio. Secondo punto, questo per farvi capire la disparità immediatamente, dopo vi farò vedere un disegnino perché è importante capire questo. Ogni adesione, questo è il secondo punto, a un trattato istitutivo di un'organizzazione internazionale può essere solo, per la Costituzione nella sua parte immutabile, solo volta ad assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. I Costituenti trattarono esplicitamente questo punto e anche se inserire l'Europa, non è vero che non fu contemplato perché non si aveva storicamente, se andate a vedere in vari punti dei lavori della Costituente si parla del problema se inserire nell'articolo 11 la costruzione europea. Ma i Costituenti esclusero per fatti concludenti i trattati economici, la legittimità dei trattati economici che non fossero strettamente e oggettivamente funzionali a questo fine della pace e della giustizia. Ora l'Unione non lo è funzionale a questo fine. Essa infatti è, nella trasformazione che vi ha illustrato il professor Savona, dalle iniziali politiche di liberalizzazione di politiche industriali internazionali, cioè di settore, libero scambio di settore, si è trasformata in un free trade di area, in un mercato unico, come tale porta inevitabilmente alla enunciata nel trattato, andate a vedere l'articolo 3, paragrafo 3 perché del trattato istitutivo, perché quella è la norma chiave. Quindi sarebbe stata inevitabile, anzi era enunciata come inevitabile, un'esasperata competizione commerciale tra gli Stati, che è del tutto conforme alle radici teoriche del libero scambismo, quali messe a punto da Ricardo e poi dal modello, diciamo, più recente che si chiama Heckscher, Olin, Samuelson, ma che sostanzialmente porta sempre che le specializzazioni amplificheranno le differenze di competitività fra gli Stati che partecipano a un'area di libero scambio, e questo vale per tutte le aree di libero scambio. I risultati anche qui sono sotto gli occhi di tutti. Mai come ora lo spirito di cooperazione, di appartenenza comune e solidaristica alla Casa europea è stato così basso. Questo perché il Trattato, nelle sue norme fondamentali,
promuove soltanto un'economia, questo è l'articolo 3, paragrafo 3, un'economia fortemente competitiva, lo dice, tra stati, e la stabilità dei prezzi, che abbiamo visto essere un qualcosa che non può essere, diciamo, disgiunto dall'esistenza di un sistema federale fiscale, cioè da un governo che gestisca un bilancio fiscale. Ora, questa forte competitività tra stati e questa stabilità dei prezzi sono il tipico tratto, diciamo, dell'incompletezza, libero scambista del trattato europeo. Ma c'è di più, e questo per capire qual è il possibile orizzonte della modifica della trattativa. Il trattato, e questo veramente ci tengo perché sfugge anche ai illustri giuristi questo dettaglio, agli articoli 123, 124 e 125 del testo sul funzionamento dell'Unione Europea, cioè il testo attuale consolidato, dopo tutto dopo Lisbona, e la stessa cosiddetta apparente clausola di solidarietà, quella che i nostri terremotati dell'Aquila conoscono benissimo, dell'articolo 222, sempre del testo sul funzionamento dell'Unione, la solidarietà non è che non è prevista, è espressamente vietata. Questa è la differenza. Cioè, una cosa è che io lascio incompiuto un disegno, un'altra cosa è che questa esclusione della solidarietà sia posta in termini di divieto in modo che essa costituisce, questo è importante perché si raccorda a quello che diceva il professor Savona sulla posizione di Francia e Germania, costituisce la clausola essenziale, cioè la mancanza di solidarietà, a cui i paesi più forti hanno subordinato la loro adesione, dandoci ciò un primo realistico e fondamentale dato su quali margini di trattativa praticabili ci siano per cambiare i trattati. Il più forte non ha mai nessun motivo per arrivare a un compromesso finché rimane, anzi se si rafforza ulteriormente. Terzo, la Costituzione non ammette cessioni di sovranità di cui sentiamo parlare tutti i giorni. Né potrebbe ammetterle nessuna Costituzione democratica, perché esse paventano l'irreversibile pericolo di compromissione del moderno ruolo della sovranità, cioè la cura dei diritti fondamentali e del benessere dei suoi cittadini. Perciò la Costituzione ammette solo limitazioni, non ci sono equivoci sui termini usati dalla Costituzione e sono immutabili, cioè aggiustamenti reversibili e consapevoli dei propri strumenti di politica economica, e purché questi aggiustamenti siano permanentemente volti a promuovere l'effettivo benessere dei suoi cittadini, il che dovrebbe escludere la legittimità costituzionale di ogni vincolo di trattato economico che non sia sottoposto a un termine. Il vincolo irreversibile sine die non è costituzionalmente, proprio dal punto di vista logico, configurabile. Al limite si potrebbe porre un termine finale con la possibilità aperta di una revisione e, in alternativa alla revisione, il recesso dal trattato, ma neanche questo è inserito nei trattati. Dovendo essere breve e sperando di poter integrare questa relazione con uno scambio di domande e risposte successivo, arrivo a concretizzare quali sono gli effetti del funzionamento dell'Unione monetaria ed economica, caratterizzati, appunto, come abbiamo visto, dalla confluente combinazione di limiti rigidi e perenni all'indebitamento pubblico, moneta unica inclusiva di cambi fissi altrettanto immutabile, basata su quella che io definisco banca centrale indipendente pura, cioè una banca centrale a cui sia, altrettanto come è vietata la solidarietà, espressamente vietato di intervenire sulla emissione pubblica di moneta, cioè sul debito pubblico dei rispettivi paesi, che è un'anomalia che non esiste da nessun'altra parte al mondo. Il secondo aspetto, cioè questo della moneta unica, è presto detto. Quali sono i suoi effetti? Basta confrontare l'andamento dei saldi delle nostre partite correnti della bilancia dei pagamenti con la fissazione della parità sul marco, che come è noto è avvenuta nel 1996. Via via che si applica, l'euro è previsto da una legge che viene in vigore nel 98, cioè o meglio viene approvata nel 98, e dal 99 si ha la gran parte della massa monetaria per gli scambi internazionali in euro, e voi andate a vedere cosa fa la bilancia dei pagamenti, le partite correnti italiani, a partire dal 99. Cioè va a picco, semplicemente.
Quindi il venir meno della domanda estera, cioè quando io importo molto più di quello che sono in grado di esportare per motivi di cambio, per motivi di eccessivo apprezzamento della moneta di cui mi servo, provoca una progressione distruttiva e manifesta e comporta questa cosa, che il PIL si contrae. Ma cosa significa che il PIL si contrae? Si contrae pure la base imponibile, perché il PIL è la base imponibile e costringe da subito ad un primo importante titolo, perché non è l'unico, costringe da subito l'Italia ad aumentare il carico fiscale in una rincorsa crescente e apparentemente senza fine, che non è ancora finita. Il primo effetto menzionato, quello che vi ho detto, cioè quindi i due aspetti di cui dobbiamo verificare gli effetti, sono i limiti fiscali, no? I tetti, il limite al debito e i limiti della moneta. Quello della moneta l'abbiamo appena visto sulle partite correnti. Il secondo che dobbiamo esaminare è quello fiscale, ne è un riflesso, ma questa sarebbe una spiegazione, adesso ci vorrebbe un po' di tempo. Però, insomma, la rigidità fiscale del trattato, i tetti fissi, no? Il loro effetto, il loro impatto sull'economia italiana è ancora più evidente. Se taglio il deficit pubblico, inevitabilmente taglio il reddito nazionale, cioè taglio la spesa pubblica. E inevitabilmente lo effetterò in misura minore di quella che sarebbe, secondo i corretti strumenti di politica previsti dalla Costituzione. E inevitabilmente, se taglio il debito, la spesa pubblica, la spesa reddito pubblico, taglio anche il reddito privato e lo stesso PIL. Questo, attenzione, è importantissimo, perché ci riallacciamo al fatto che gli altri avevano un onere un terzo del nostro, degli interessi pubblici. Se l'onere passivo degli interessi sul debito è superiore al tetto consentitemi, questo effetto è praticamente certo ed è lo è fin dall'inizio della applicazione di Maastricht, cioè dai famosi criteri di convergenza. Ciò punisce, questo effetto di questa limitazione del deficit a un tetto inferiore a quello che è l'onere degli interessi, perché noi avevamo l'11,4-12%, dovevamo fare il tetto sotto il 10, il 5, il 6, questi andate a vedere le serie storiche degli anni 90, no? I tempi di Amato. Ciò punisce la formazione del risparmio nazionale, l'effettiva possibilità di investimenti che dipendono dal risparmio e si è ancor più costretti a inasprire la pressione fiscale per l'ulteriore verificarsi di minore crescita o addirittura avremo un saldo negativo, cioè proprio un crollo delle imposte che mi obbliga a moltiplicare le basi imponibili e a moltiplicare le aliquote. A parte la ovvia insostenibilità di medio-lungo periodo sugli indispensabili investimenti che il settore privato può autonomamente esprimere grazie alla formazione del risparmio privato consentito dal deficit pubblico, perché c'è un'equivalenza diretta fra deficit pubblico e risparmio privato e quindi corrispondenti investimenti, va aggiunto che a questa, che non è altro che deindustrializzazione, va aggiunto un altro aspetto fondamentale. Quando anche attraverso questa compressione della domanda interna e quindi che comporta compressione dell'inflazione, è una delle cose che vi ha illustrato il professor Savona, realizzassi la sperata crescita delle mie esportazioni, ciò non risulta indifferente sul chi realizza il risparmio eventuale derivante da questo indirizzo economico impostoci dall'Unione Monetaria, che tra l'altro, in termini di lungo periodo, nessuno ha mai realizzato un consistente risparmio determinato dalle semplici esportazioni con una moneta sopravvalutata come l'euro. È un'ipotesi meramente di scuola. Per i tedeschi, che realizzano il loro risparmio esclusivamente con un attivo eccezionale, il più grande del mondo, delle partite correnti, l'euro è sottovalutato, non è sopravvalutato rispetto alla loro moneta naturale. Se avessi potuto mantenere il deficit e quindi il livello della spesa pubblica in misura tale da poter sostenere la domanda, cosa che in Italia è cessata praticamente dal dopo Maastricht attraverso una spettacolare serie di saldi primari. Il saldo primario non è una cosa bella come qualcuno tende a raccontare in televisione. Il saldo primario è risparmio, cioè non significa che sono risorse sottratte all'economia che non entrano nel PIL e che potrebbero diventare qualcosa di positivo se si trasformassero in investimenti, ma trattandosi il saldo primario di bilancio pubblico, di risparmio pubblico, per definizione
è già stato escluso che sia un investimento pubblico e diventa esclusivamente un trasferimento di interessi ai detentori del nostro debito pubblico, che sono, guardate, io l'ho visto empiricamente, quasi ogni anno, più o meno, il saldo primario corrisponde all'onere degli interessi sul debito pubblico corrisposti ai possessori esteri. Quindi noi andiamo sotto, struttura, no? Sottostrutturiamo la nostra produzione, la nostra economia, per pagare gli oneri di interessi a detentori esteri. Il risparmio, dunque, se io riesco a sostenere la domanda, corrisponde a tendenziale piena occupazione e non mi dovrò più preoccupare di tutti i problemi di cui oggi, col calo della domanda estera e il calo della domanda interna indotto in via fiscale, sto cercando di far quadrare i conti senza riuscirci mai. È un inseguimento che non avrà mai fine. Ma la Costituzione vuole anche un'altra cosa, non solo che si risparmi, lo vuole, andatevi a vedere l'articolo 47 così come è inteso correttamente, vuole anche che il risparmio si realizzi in un certo modo e voi lo ritrovate in tutta una serie di norme della Costituzione. Vuole che il risparmio sia diffuso, e questo perché? Perché vuole che ci sia l'accesso di tutti, di ogni cittadino, alla proprietà dell'abitazione, all'accesso della proprietà diretta coltivatrice, cioè all'impresa agricola, e all'investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. E la Costituzione vuole anche che il risparmio si converta in investimento per lo sviluppo dell'impresa artigiana, che è poi la nostra piccola e media impresa, correttamente intesa, che realizza, credo, qualcosa come l'81% del manifatturiero italiano è realizzato dalle PMI, ovvero sia 83, insomma comunque superiore all'80%. È realizzato da queste PMI che rientrano nella clausola dell'articolo 45, secondo comma della Costituzione, sotto il nome di imprese artigiane. Se dunque, in forza di un vincolo che abbiamo visto non rispettare alcuna delle condizioni dell'articolo 11 della Costituzione, a zero riduco il deficit, sia che lo riduca, sia che voglia, non ci riusciranno mai a azzerarlo, perché la crisi economica che scatenerebbero sarebbe, ogni anno fanno le proiezioni su 3 anni e non riescono mai a rispettarle, perché sono sempre sbagliate, perché adottano un modello economico sbagliato. Secondo un tetto immutabile, determinato da un trattato, il possibile risparmio sarà, nella migliore delle ipotesi, concentrato nelle sole imprese esportatrici, ma ammesso che la nazione riesca a mantenere la proprietà, perché non ce l'abbiamo neanche più la proprietà delle grandi filiere produttive capaci di creare valore e di esportare. E invece per tutto il resto della popolazione italiana il risparmio sarà nullo o negativo. Questo è il pareggio di bilancio, o comunque la riduzione del deficit quando l'onere degli interessi è superiore al tetto del deficit. Seguendo dunque la politica dettata dall'adesione all'euro, la Costituzione viene integralmente sovvertita, come appunto evidenziava Carli, che a prima lettura aveva compreso questi meccanismi. Non solo dunque si abbandona irreversibilmente la piena occupazione e la tutela dei redditi, ma avrò una drastica riduzione dell'accesso alla proprietà dell'abitazione, con crisi del settore edilizio, avrò una crisi delle imprese artigiane, con progressiva distruzione del tessuto delle pubbliche delle PMI, e un drammatico diffondersi delle insolvenze, cioè delle sofferenze che poi innescano l'attuale credit crunch. Tutto questo è sotto i vostri occhi e la Costituzione non lo permette, o almeno non lo permetterebbe.